Penso a tutte quelle famiglie divise fuori dalle loro case, in fuga verso l'Europa. Mi vedo in loro con le poche cose che potrei prendere e fuggire dalla guerra, a separarmi da mio padre, perché lui deve rimanere a combattere. E mi vengono i brividi. Sappiate che non siete soli. Vi pensiamo, vi vediamo camminare in fuga con i piccoli bambini per mano. E con un carico di angoscia e di incertezza per quello che sarà, preghiamo con voi. Vorrei distrarmi, ma come si fa? Non è possibile. E vorrei dirmi che esiste un solo colpevole da accusare e da cacciare, ma so perfettamente che non è così. Spero semplicemente che cessino le armi, come si spera che cambi il tempo, ma non è uguale. La guerra la decidono quei pochi, quei pochissimi, che quasi sempre bleffano. Poi mi guardo attorno, tanti a muoversi, per accogliere, per ristorare, per portare soccorso. E mi dico che l'uomo ha ancora una speranza. Abbiate fiducia nell'umanità. Non vi abbandoneremo, vi siamo vicini. Ma c'è una guerra qui. E non dico qui a caso. La guerra è alle porte di casa mia, in Europa. Direttamente ho il timore che possa espandersi. Tuttavia, il mio qui non si riferisce solo a questo. C'è una guerra qui, c'è una guerra qui nel nostro favoloso pianeta. C'è una guerra in Siria, in Burkina Faso, in Egitto, in Libia, in Mali, in Mozambico, in Nigeria, nella Repubblica Centroafricana, nella Repubblica Democratica del Congo, in Somalia, in Sudan e nel Sud Sudan, in Afghanistan, in Myanmar, nelle Filippine, in Pakistan, in Thailandia, in Cecenia, in Dagestan, in Arsak, in Iraq, in Israele e in Palestina, nello Yemen e in Ucraina da 8 anni. E chi ci rimette? Noi, le persone. Quelle che vorrebbero lavorare, studiare, giocare, fare musica, fare arte, uscire di casa e dire buongiorno, correre, fare sport. Bambini, donne, uomini di ogni età. Persone che potrebbero inventare tecnologie straordinarie, curare persone e debellare malattie, fare emozionare il mondo con la loro arte, illuminare e ispirare con il loro sorriso e con le loro parole. Capite che spreco? Lo capite? Voi che governate il mondo? La vita? Quella soltanto conta. La vita. Camminare, seminare i campi con dei semi, andare al mare a prendere il sole, cucire i vestiti, cucinare, andare a passeggio con un gelato in mano, fare tutte quelle cose inutili che però sono vita. Vi chiedo la pace, fate la pace. Tutte queste guerre che nascono da voi, dentro di voi, dalle vostre paure di essere indifesi. Ditevi invece che vi proteggerete a vicenda. Cosa ci vuole? Siete giusti. Costruite la pace.